Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere un altro multimetro digitale che mi è stato spedito dall'azienda Kaiwitz e questo è il modello HT118A. Anche in questo caso l'azienda Kaiwitz mi ha spedito questo campione gratuito per farvelo vedere qui sul mio canale. Come potete vedere ha una scocca bella resistente. È uno strumento che è stato realizzato con una plastica di rivestimento molto dura, ha molteplici funzioni di misurazione ed è dotato di due tipologie di puntali, quello per la rilevazione della temperatura, quindi caldo-freddo, e i classici puntali rosso e nero per le varie misurazioni in campo elettrico. Il multimetro è uno strumento che ogni hobbyista dovrebbe avere perché prima o poi vi capiterà di doverlo utilizzare per fare qualche misurazione o qualche verifica nel campo dell'elettricità. Questo modello ve lo consiglio in particolar modo perché ha una caratteristica che vi faciliterà eh, le operazioni di misurazione e poi più là nel video vi spiegherò il perché. Nella confezione oltre alle istruzioni e ai vari puntali troverete anche due batterie AA che serviranno per alimentare lo strumento. Le batterie andranno inserite nell'apposito alloggiamento sul retro, basta svitare una piccola vitarella. Nella parte posteriore dello strumento troverete un supporto con un foro per poterlo facilmente agganciare a un chiodo posizionato sulla parete, oppure potete sfruttare il supporto inclinabile che vi permetterà di tenerlo sollevato. Questo strumento è dotato di un grosso display retroilluminato che vi permetterà di leggere facilmente tutte le misurazioni in relazione alla preimpostazione della manopola selettore. Guardate quante tipologie di misurazioni si possono effettuare con questo strumento ruotando semplicemente la manopola selettore centrale. Ora vi faccio vedere giusto qualche funzione, infatti come vedete premendo brevemente il pulsante rosso in alto a destra si accende e si illumina il display mentre se lo stesso pulsante viene tenuto premuto si accende la lampada posteriore. Per effettuare lo spegnimento delle luci va osservata la stessa tempistica di pressione del pulsante rosso. Potremmo quindi sfruttare la lampada posteriore per effettuare delle misurazioni in aree poco accessibili e poco luminose. Guardate che visuale che ha con la lampada eh, impostata. Torno un attimo indietro a quello che vi avevo detto prima, cioè al, al fatto che vi avevo consigliato questo prodotto soprattutto eh, per le persone che sono un po' profane di questa strumentazione, come del resto lo sono anche io. Perché, come vedete, muovendo il selettore eh, le porte di, di ingresso dei puntali eh, si accendono. Quindi, in funzione del posizione, della posizione del selettore, questo strumento vi dirà dove dovete inserire i puntali. Premesso che il puntale nero eh, va sempre inserito nella porta COM. Dopo aver posizionato la manopola selettore nella posizione desiderata, in base alla misura che intenderete effettuare, come ad esempio può essere la misura della tensione, premerete il tasto rosso in alto a sinistra per selezionare eh, l'unità di misura desiderata. In questo caso, dopo aver posizionato il selettore per la misurazione della tensione, il tasto rosso servirà per eh, effettuare una misura in corrente continua oppure in corrente alternata. E così per le altre posizioni del selettore, il tasto in alto a sinistra selezionerà la possibilità di misurare la resistenza, i diodi, eccetera. Troverete comunque tutte le istruzioni sul manuale d'uso anche in lingua italiana, eh, che però devo dire è scritto in eh, caratteri un po' piccoli, quindi dovrete forse ingrandirli un pochino. Sul libretto d'uso troverete anche dei QR code ed uno in particolare, una volta inquadrato, vi rimanderà al canale YouTube della Kaiwitz dove potrete vedere come poter eh, svolgere eh, alcune misurazioni fra quelle che si possono effettuare con questo strumento. Quindi ragazzi potrete utilizzare questo multimetro digitale per effettuare varie misurazioni come la verifica della tensione in NCV, non contact voltage, appoggiando semplicemente lo strumento a una presa elettrica oppure effettuare la ricerca della fase in un impianto elettrico, oppure effettuare delle misurazioni di diodi, resistenze e condensatori, oltre anche a verificare lo stato di efficienza delle vostre batterie o anche della batteria della vostra auto. All'occorrenza potrete utilizzare anche eh, il puntale per la rilevazione della temperatura, sia caldo che freddo. Così potrete verificare quanto scalda, quanto raffredda un vostro apparato elettrico. Allora, ragazzi, vi lascio il link di questo multimetro in descrizione e per l'acquisto su Amazon ovviamente c'è anche un codice sconto in questo periodo. Se siete interessati andatevelo a vedere, andate a vedere le caratteristiche e iscrivetevi al canale, lasciate un like se volete ovviamente e vi do appuntamento al prossimo video.